Buongiorno ragazzi, oggi andiamo a vedere gli assi di rotazione fondamentali degli aeromobili. Dovete sapere che gli aeromobili possiedono delle assi di rotazione fondamentali che possono far muovere l'aeromobile in qualsiasi direzione attraverso le superfici di controllo primarie. E che cosa sono le superfici di controllo primarie? Sono principalmente dei meccanismi. E perché si chiamano superfici di controllo primarie? Perché esistono anche le superfici di controllo secondarie, se voi non lo sapete. Si chiamano superfici di controllo primarie perché senza di queste l'aereo non potrebbe volare. Perché, come abbiamo già detto, sono dei meccanismi che permettono il movimento in qualsiasi direzione dell'aeromobile. Quindi, se non esisterebbero, gli aeromobili non possono volare perché il pilota non avrebbe il controllo, appunto, di quest'ultimo. E appunto, queste superfici di controllo primarie, oltre, ovviamente, ve l'ho già detto che sono dei meccanismi, ma hanno diverse nominazioni questi meccanismi che permettono, come ho già detto, il movimento dell'aereo. Le superfici di controllo primarie, ve lo accenno che lo vedremo nella prossima video lezione. E lo studieremo ovviamente come prossimo argomento. Adesso andiamo a vedere però quali sono le tre assi fondamentali. Eccole qua. Allora, ho creato una tabella suddivisa in asse, la nomenclatura dell'asse, l'azione che provoca l'asse, e il meccanismo, ovvero la superficie di controllo primaria che permette il movimento dell'aeromobile. L'asse longitudinale provoca il rollio e il luogo, ovvero la superficie di controllo primaria, che fa appunto generare il rollio, sono gli alettoni posizionati, ve lo accenno già, sulle ali, ma questo lo vedremo quando faremo le superfici di controllo primarie. Quindi, si chiama asse longitudinale perché praticamente consente la virata dell'aereo, detto in modi più semplici. Poi abbiamo l'asse verticale che provoca l'imbardata e viene azionata grazie alla superficie di controllo primaria chiamata timone oppure anche timone di direzione. E praticamente l'imbardata sarebbe quando l'aeromobile si sposta a destra e a sinistra senza virare. Immaginate un'auto che entra in autostrada dalla corsia di accelerazione, insomma, e poi si mette dentro l'autostrada propria. L'ultima asse è l'asse trasversale che provoca il beccheggio e si aziona grazie alla superficie di controllo primaria, ovvero il meccanismo dell'equilibratore, oppure timone di profondità. Quell'asse trasversale fa appunto virare l'aereo. Virare l'aereo non proprio a destra e a sinistra, perché quella è l'asse longitudinale, ma lo fa proprio salire, oppure anche scendere. Piccolo ricordo. Allora, voi potete chiamare timone l'asse verticale e l'asse verticale dovete per forza, e l'asse trasversale, scusate, dovete per forza chiamarla equilibratore, oppure se decidete di chiamare l'asse verticale timone di direzione, l'asse trasversale deve essere chiamata per forza timone di profondità, per forza, altrimenti è un errore. Quindi queste sono tutte le assi di rotazione fondamentali di un aeromobile e come ho già detto, ancora una volta lo ripeto in precedenza, dopo che avremo studiato questo argomento possiamo passare a studiare le superfici di controllo primarie, ovvero i cosiddetti meccanismi che possono far cambiare direzione a qualsiasi aeromobile.